Valentina Trambusti, in vista della manifestazione della fiaccolata del prossimo 30 ottobre, qualche giorno fa l'assessore regionale Stefania Saccardi è arrivata a Pelline per spiegare il suo punto di vista in merito all'ospedale Serristori. Voi come comitato avete qualcosa da dire? Ma sicuramente le rassicurazioni fatte dalla dottoressa Saccardi non ci hanno per niente soddisfatto. Innanzitutto nessuno di noi ha mai parlato di chiusura. Noi stiamo parlando di depotenziamento dell'ospedale con probabilmente un altro modo di parlare di ospedale, forse poliambulatorio, geriatrico, non si sa bene. Comunque sicuramente mai di chiusura da parte nostra. Non ci ha soddisfatto in quanto, cioè, non possiamo credere a parole, poiché non vengono rispettato ciò che loro hanno scritto e sottoscritto, quindi non possiamo certo dire che siamo soddisfatti. Ciò che non ci è piaciuto assolutamente sono stati i termini che sono stati utilizzati, ovvero di tacciare il comitato di terrorismo nei confronti dei cittadini. Nessuno di noi sta facendo terrorismo, noi stiamo dando informazioni, quindi se loro reputano informazioni che a loro sono scomode, terrorismo, allora possono parlare di terrorismo, ma non in questo caso. Qualsiasi cittadino è libero in qualsiasi momento di poter andare all'ospedale e verificare di persona ciò che noi stiamo da diverso tempo ormai denunciando. Dalla nostra parte abbiamo una lettera datata 5 ottobre dell'onorevole Simoni, che ha avuto il coraggio, l'onorevole del PD, di dichiarare, di sottoscrivere tutto quello che non sta andando presso l'ospedale, punto per punto. Ci sarebbe piaciuto che la Saccardi avesse fatto un intervento, e così anche il sindaco, smentendo punto per punto quello che è stato scritto, non solo dall'onorevole Simoni, ma anche da quanto sottoscritto da noi e dai COVAS. Invece le rassicurazioni sono sempre state generali, parlando e cercando di far credere che l'oculistica risolverà praticamente tutti i problemi dell'ospedale. I problemi sono ben altro, le associazioni di categoria lo sanno benissimo, le associazioni di volontariato che si trovano forse dentro una morsa in quanto conoscono benissimo le problematiche dell'ospedale, ma forse la pressione che viene fatta dall'assessore e una pressione forse anche comunale, perché magari chissà, possiamo anche ipotizzare che qualche fondo comunale magari non arrivi più in qualche cassa delle associazioni, quindi si trovano costretti magari a non partecipare come associazioni, ma a partecipare come singoli cittadini. Questo ci fa un po' pensare, mi dispiace, perché sull'ospedale bisogna avere e fare forse anche un atto di coraggio. Un atto di coraggio che in questo caso, onorevole Simoni, sinceramente all'interno del PD ha avuto.